Nello stesso ambito in cui si mosse la Montessori, troviamo anche De Croly, uno pedagogista, psicologo importante, che attraversò un periodo abbastanza complesso nella sua giovane vita e per la sua irrequietezza non sempre andò d'accordo con gli insegnanti della scuola da lui frequentata. Già da subito, infatti, criticava il metodo attuato, nel senso che le discipline e soprattutto l'insegnamento veniva attuato, realizzato in una maniera avulsa, estranea alla vita, al reale, alla realtà. E soprattutto il problema che lo riguardò si riferiva soprattutto al latino, che ovviamente considerava completamente estraneo al modo di vivere e comunque all'attualità, alla sua condizione. Nonostante questo, si laureò successivamente e lavorò au pair i bambini irregolari, che lui appunto definiva irregolari. Ovviamente si trattava di bambini che oggi definiamo con disabilità, con svantaggi, con problematiche di carattere o cognitivo o fisico o psicologico. Quindi, e come la Montessori, quindi iniziò De Croly a lavorare con questi bambini e da subito si rese conto che molti bambini non apprendevano soltanto perché il metodo magari non era quello corretto. I bambini, infatti, per De Croly apprendono in modo globale, mentre l'insegnamento tradizionale, infatti, inizia dalle lettere, poi dalle sillabe, giungendo alla parola, eccetera. De Croly invece ritenne che occorreva presentare la frase nella sua interezza per tornare poi indietro e giungere alla parola e poi alla sillaba e poi alle lettere, alle vocali e così via. Quindi questo ripeto perché secondo De Croly i bambini percepiscono in modo globale, tant'è che faceva l'esempio i bambini guardano la mamma, non la guardano per segmenti, per settori, ma la guardano nella sua totalità. Quindi i bambini apprendono subito la forma e quindi insegnare attraverso questo metodo significa fare in modo che i bambini apprendano come se disegnassero, quindi percependo il tutto e per giungere poi alla parte, alle singole parti. Quindi metodo globale, ma questo metodo, tra l'altro, si basava anche sui centri di interesse, cioè un altro aspetto importante della pedagogia di De Croly riguarda i centri di interesse. I bambini, infatti, hanno degli interessi personali.
non so, la casa, la famiglia, il giardino, ecco, degli interessi che riguardano, che sono vicini al loro vissuto. E questi interessi, secondo De Grulis, scaturiscono dai bisogni, bisogno di nutrirsi, bisogno di difendersi dalle intemperie, di difendersi dai nemici, il bisogno di agire. Quindi, detto questo, ribadisce il De Grulis che non devono esistere discipline separate, la matematica dalle scienze o altro, ma un argomento si deve interrelare con tutti gli altri argomenti. È possibile, cioè, articolare un argomento di interesse del bambino, articolarlo in relazione a quelle che poi noi definiamo discipline, alle scienze, alla matematica, eccetera. Uno stesso argomento, in effetti, non è e non è costituito essenzialmente e decisamente dall'italiano, dalla matematica o altro, ma è un argomento che poi viene approfondito e quindi si connette nell'ambito di quello che poi definiamo materie, discipline o altro. Importante è per De Grulis che l'insegnante tenga conto di tre aspetti nell'apprendimento del bambino, cioè l'osservazione. È importante che i bambini imparino intanto ad osservare, poi ad associare. I bambini devono assolutamente associare per poi giungere all'espressione. Ed è ovviamente importante partire dagli interessi perché se i bambini o comunque le persone in genere non riescono, non conoscono un argomento, un oggetto, non hanno fatto esperienza di vita, indubbiamente non riusciranno poi ad esprimersi. Quindi è importante che ci siano questi passaggi, l'osservazione, e dopo l'osservazione l'associazione. I bambini associano le idee e quindi in questo modo sono poi in grado di esprimersi e di apprendere e riuscire a dire quello che hanno appreso o quello che è oggetto di discussione, di osservazione, di associazione.